Ciao a tutti, sono Federica e bentornati su DK, la nostra benedetta cavalla marcia, dove ci siamo fermati l'ultima volta trovando questi disegni con su dei fiori. Accanto a ogni fiore c'è un simbolo. Ecco, in questo c'è l'occhio, fuoco, acqua, una goccia d'acqua e una freccia. Allora, io non. Poi non l'ho più giocato questo gioco, cioè non sono andata a provare i disegni, quindi tentiamoci adesso. Io qui ci metterei. Potrei metterci per esempio la freccia, che con il cuore. Non so. Proviamoci. E adesso andiamo a mettere gli altri. Mentre nel primo cerchio che abbiamo trovato lì metterò l'occhio, perché c'erano disegnati gli occhi. Ecco questo. Che cosa? Una goccia d'acqua, il fuoco. Abbiamo detto l'occhio, no? Che lo mettiamo di là. Goccia d'acqua e fuoco. Non so, questo in fondo qua nel quadro mi sembra. Cioè, potrebbe essere un lago, ma non capisco le altre foto. Altrimenti c'è il fuoco, ma non saprei abbinarlo a niente. Quindi tentiamo con la goccia d'acqua, l'unica cosa che mi viene in mente. Ah no, scusa, devo prima andare sul cerchio. Usa. Ora andiamo a trovare gli altri cerchi. Uno era qui, questo qui potrebbe anche essere l'acqua, visto che è azzurro, anche perché col fuoco non so cosa c'entri. Proviamo così, al massimo li invertiamo. E l'ultimo che ci manca era proprio indietro, indietro. Quasi all'inizio. Qui sulla sinistra. Eccolo qua. Qui ci mettiamo quello con l'occhio. Caduto niente, non so cosa dovrebbe accadere, ma vediamo, io sto provando. Sembra che quello lì non andava bene. Che cacchio ho messo qui? Il fuoco qua. Fuoco. E proviamo a mettere la goccia di là, forse. Gli occhi che piangono, boh, ma non capisco gli altri due disegni comunque. Sai, così non ho capito, li ho messi a caso. A tentativi. Perché non. C'è una stanza. Sì, ma a tentativi ci sono andata, cioè continuavo a provare. Nel senso, non ho capito il.
Nel senso, non ho capito il senso dell'aver inserito i disegni in quel modo, comunque. Perché dovrei entrare lì dentro? Entriamo, ragazzi. Oh cavolo, cos'era? Le 3, 35, 45 secondi. Questo orologio pare essere collegato a qualcosa. Se regolo le lancette potrebbe succedere qualcosa. Regolare, sì. Era 3. Questa. Questa. No, come faccio a... Ah. Ma questa è giusta, non la devo cambiare. Ah, ok, seleziono la lancetta. Le 3, 35 e 45 secondi. Oh, che memoria, ragazzi. Ho riaperto la grata da dove eravamo passati. In teoria. No, perché sono tornata qui? Sì. Basta che non mi taglino la testa adesso che torno indietro. No, va bene. L'importante è quello lì. Ok. Quindi dovrei poter uscire da questo incubo? Speriamo. Torna su. Sì. Ok, posso anche tornare indietro volendo. Ma non c'è niente. No, 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 non ci voglio più tornare lì. Lasciamo stare, torniamo indietro. Non è bloccato. È perché la mia sarà quella. Perché c'è una faccia inquietante che mi sta guardando lì. Ok. Va bene, proviamo a rientrare nella nostra stanza. Ok, non è finito. Pensavo che l'obiettivo fosse quello di tornare qua, a quanto pare no. Ho preso le medicine prima di andare a letto, sì, nel primo episodio. L'avete visto? Non c'è niente qui, allora perché si è mosso? Cosa sono questi rumori a caso? Stanno terrorizzando. Allora, questa era bloccata, abbiamo detto. Sì. Questa. Sento dei rumori provenire dall'altra parte. C'è qualcuno che sta cercando di comunicare con me? Che cazzo è sta cosa? Ragazzi, ultimo colpo finale del primo episodio e ne dobbiamo giocare altri due. Comunque, molto carino. Mi perdo un po' negli enigmi, ma d'altronde non è che può essere tutto perfetto, nel senso, tutto facile. Ci vuole un po' di enigma. Però finalmente ce l'abbiamo fatta. Questo era il primo capitolo. Ma spero di aver fatto. Non so se calcola se hai fatto le cose giuste, quanto ci hai messo. Non ne ho la più pallida idea. Ma voglio capire che cavolo sta succedendo. E quindi giocheremo i prossimi capitoli. Bye!